Benvenuti, benvenuti a questo incontro dei nostri giardini pensili. I giardini pensili erano una delle meraviglie del mondo e i nostri ospiti per noi sono delle meraviglie. L'ospite in particolare di stasera, Mariangela e Maria, che abbiamo questo il piacere di avere con noi, mi ricorda una cosa, spesso e volentieri. Io avevo un collega quando lavoravo nel mio negozio di dischi che mi diceva che tutte le volte che sentiva Alessandro Baricco recensire un libro, andava il giorno dopo e se lo comprava, sempre, puntualmente. Anche i Cowboys di Cormac McCarthy, che è un tomo infinito, che infatti non ha mai letto poi, Daniele, lui se andava e se lo comprava, perché il modo che ha di esporre Alessandro Baricco e di recensire i libri faceva in modo che lui se lo comprasse. Ecco, per me è la stessa cosa con la bicicletta con Marco Pastonesi. Non ho più l'età per il rugby, ma tutte le volte che io sento Marco parlare di bicicletta, e a me viene voglia non di seguire il ciclismo, no, assolutamente, ma proprio di salire in sella alla bicicletta. Questo perché Marco, giornalista per tanti anni per la Gazzetta dello Sport, ma giornalista secondo me è riduttivo. Perché narratore di ciclismo e di rugby per la Gazzetta dello Sport e non solo, ha questa capacità qua di prendere un evento e farne una storia. Raccontare chi c'è dentro questa storia, raccontare come si svolge la storia, svilupparla in questo modo. Diventa narrazione, diventa romanzo. È un piacere quindi avere con noi Marco Pastonesi. Ciao Marco. Ciao, grazie, grazie per l'invito, per le parole fin troppo generose. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, grazie. A questo proposito, Marco, volevo cominciare con una cosa. Mi ricordo che ho visto un'intervista al compianto Gianni Mura che diceva che lui quando è entrato in Gazzetta, era un giovane allievo uscito dal classico, se non vado errato. Era stato mandato direttamente a seguire un Giro d'Italia perché l'inviato si era fatto male e non aveva nessuno, aveva mandato lui. Per te invece è stato diverso per il ciclismo, perché tu sei un vero appassionato di ciclismo. Sì, anche se il percorso è stato più tortuoso, ho fatto anch'io il liceo classico, poi giurisprudenza, dopodiché ho abbandonato, ho finito, mi sono laureato, ma ho abbandonato quella strada lì e ho preso quella del giornalismo. Non avendo genitori, giornalisti, santi in paradiso e altre amicizie o parentele nobili, ho fatto moltissima gavetta. Però utilissima, poi allora si poteva, allora si doveva, era quella la strada, era la strada, era la strada, era stare sulla strada, fare cronaca, accettare tutto il possibile e immaginabile, perché tutto era scuola, tutto era, diventava improvvisamente elementari o università e quindi ho collaborato con tanti da Repubblica a giornali aziendali, parrocchiali, accettavo tutto perché appunto tutto poteva insegnarmi qualcosa. E finché sono stato assunto come praticante dall'Uomo Vogue, rivista di moda con una sezione di attualità, e avevo qualche dubbio, subito fugati perché invece è stato un grandissimo privilegio, anche lì una grande scuola di precisione, di attenzione, di gusto e di tutto, perché partecipavo dalle didascalie ai testi, insomma, dall'ideazione addirittura ai servizi, e con grandissime opportunità perché c'erano personaggi di altissimo livello, da Miles Davis i direttori dell'orchestra della Scala, insomma, Muti, insomma, c'era tutto. E poi piano piano sono riuscito ad arrivare
alla Gazzetta dello Sport, passando per l'Unità, passando per Repubblica, perché quella era la mia vocazione, quella era la mia voglia, quello era il mio desiderio, il mio sogno, la mia, a quel punto, urgenza. Io avevo sempre amato scrivere di sport, voluto scrivere di sport, e la Gazzetta dello Sport era il paradiso. Ma Marco, mi risulta che tu in realtà hai anche, come dire, pedalato, hai svolto attività da ciclista, come dire. Quindi... Sì, da ciclista, sì. Da granfondista e basta, nel senso che non è che ho fatto mai, non sono mai stato un agonista. Sì, ho partecipato al campionato dei giornalisti, ecco, ma poco, cioè, roba amatoriale. In verità, dove ho fatto qualcosa nello sport praticato è stato nel rugby, dove ho giocato in Serie A, in Serie B, in Serie A immeritatamente, perché non ero a quei livelli, però sai, è uno sport democratico dove c'è un sacco di infortunati, e quindi destinati alla panchina, come ero fisicamente e tecnicamente io, poi invece dovevo entrare in campo e meno male, anche lì è andata bene, ho giocato, dico immeritatamente, in Serie A contro Rovigo, contro Treviso, insomma, storie e debiti per me fantastici che sto cercando ancora di saldare. Quindi il tuo racconto dello sport nasce anche da un amore comunque e da una pratica, quindi l'aver vissuto, essersi anche un po', come dire, sporcati nelle terre, diciamo, del rugby, del campo del rugby, e nell'aver appunto anche percorso le strade con la bicicletta. Quindi il tuo racconto forse viene anche da questo amore verso questi sport che hai praticato. Certamente amore, certamente passione, certamente pratica, perché per me la bicicletta, anche adesso io vado in bicicletta perché mi sfogo, perché mi piace, perché in bicicletta penso, perché in bicicletta mi tranquillizzo, perché in bicicletta mi vengono delle idee e dei ricordi e dei progetti. Insomma, il rugby non, ovviamente non si può più fare dopo una certa età per decenza e per anche per incolumità della propria persona. Per essere incolumità. E, ti dà possibilità di sfogarti, ma non tanto di pensare. Giusto. Comunque, lo sport è proprio importante. Non l'ho mai considerato né dal punto di vista giornalistico una professione di serie B, un livello di serie B, ma un luogo privilegiato, perché le storie dello sport sono le più belle, sono le più leggere, sono le più avventurose e le più divertenti. Ecco, io credo che il giornalista che si occupa di sport si diverte da matti, e quello di economia forse molto meno, ecco. Eppure ha un ruolo forse più importante. Dico molti forse perché non ho certezze. Uno degli aspetti affascinanti del lavoro di Marco è che, a differenza di altri giornalisti che si occupano principalmente dei i primi, no? Quindi si gioca facile su quelli che sono i veri e i grandi campioni, Marco abbraccia tutto. Va dal Nibali, vincitore del Tour de France, agli ultimi, ai gregari, a quelli che come dire, tirano e di cui spesso soltanto dei grandissimi appassionati si ricordano, ma la massa non si ricordano. E questo è un aspetto affascinante, perché le storie più interessanti spesso sono proprio su quelli, appartengono a quella categoria di sportivi che non hanno un seguito di massa. Sì, dare voce a chi non ce l'ha. E poi io mi sono sempre sentito un ultimo, ero un ultimo... E anche sui campi da rugby mi sentivo un ultimo all'università o in una rivista di moda, e poi gli ultimi sono inediti,
perché nessuno va, pochi vanno dagli ultimi ad ascoltare la loro storia, i loro pensieri. Gli ultimi non fanno notizia. Alla Gazzetta dello Sport mi sono battuto per anni per tenere i diari dei gregari, e secondo loro non interessavano a nessuno. Invece non è vero, perché erano storie viste da un punto di vista, quello in fondo al gruppo, che era unico. Nessuno si vede la corsa sempre dal davanti, no? La storia è fatta dai vincenti, no, la storia è fatta anche dai soldati semplici, ecco, e i gregari sono dei soldati semplici. Ecco, io ho cercato di voltare il tavolo per avere anche una narrazione diversa, dei protagonisti diversi e un punto di vista diverso. Non bisogna fissarsi sempre sulla maglia rosa, sul primo, sul secondo, sul terzo. No, parliamo anche degli altri. Vediamo com'è la corsa anche vista dagli altri. E almeno questi altri, gli ultimi, mi sono sempre stati molto grati, molto riconoscenti e molto generosi di racconti, di parole, di sentimenti. E poi, proprio perché fatti interrogati una volta ogni tanto, ti spalancano il cuore. E io ho cercato sempre di cogliere questa grandissima, grandissima opportunità. Mariangela, nel lavoro che fa Marco, e giuro che non mi è arrivato nessun bonifico, a me ricorda molto Osvaldo Soriano, che aveva una grandissima passione per raccontare lo stesso tipo di storie. Io devo dire, ho guardato un attimino quelle che sono le tue pubblicazioni e devo dire, è molto bello questo punto di vista che hai pienamente espresso poco fa, del voler raccontare lo sport attraverso anche, come dire, la dimensione umana, oltre che cambiando la prospettiva, non solo la personalità, non solo lo sguardo verso le prime teste che tagliano il traguardo. E ho visto anche questa tua ultima pubblicazione molto interessante su Colnago, che è una conversazione che tu hai inanellato con questa personalità così forte che ha attraversato un po', se possiamo dire, la storia del ciclismo italiano. Com'è stato questo incontro? Ma è stato tanti incontri, perché Colnago ha 88, quasi 89 anni. La prima volta che l'ho visto sarà stato 30 anni fa. E poi di giornale in giornale io, e di bici in bici lui, e la nostra conoscenza si è irrobustita e si è ispessita e ha approfondita. Alla fine ho cercato di mettere insieme tutti quei racconti, quelle storie, anche quelle frasi che lui mi aveva detto. Ho cercato di dare un ordine e naturalmente come se fosse un grande colloquio, una grande conversazione, un monologo di Ernesto Colnago che si mette lì e racconta il Novecento a due ruote, perché la sua prima bicicletta era quando, prima della Seconda Guerra Mondiale, il primo lavoro a 13 anni, falsificando la carta d'identità, e subito questo pianeta di ciclistico a cui lui si è dedicato con anima e corpo e soprattutto idee innovative. E insomma, ho raccolto, ordinato, controllato, perché Ernesto Colnago è un perfezionista al limite dell'ossessione e non potrebbe essere altrimenti, dato il lavoro che fa. E quindi, insomma,
dentro ci sono le sue storie, le storie di biciclette, le storie dei corridori, le storie delle corse, le storie delle sue invenzioni, delle sue insonnie, e quindi dei suoi schizzi, dei suoi incontri, non so, da Eddie Merckx a Enzo Ferrari. E c'è tanto, ecco, e credo che sia divertente, e per me è stato utile, perché in fondo io mi sono sempre occupato dei corridori, ma l'altra metà, cioè i corridori sono uomini a pedali. Ecco, stavolta ho fatto parlare i pedali, ecco, perché la bicicletta è un tutt'uno coi corridori. E una volta tanto vogliamo capire come è fatta sta bicicletta, che storia ha sta bicicletta, il materiale, il colore, il marchio, la forma, i test e tutto il lavoro che c'è intorno, cioè sotto di noi. È una simbiosi quella fra chi va in bicicletta e la bicicletta stessa. E quindi ho cercato di dare voce a chi non ce l'ha. La bicicletta non ha voce, ha suoni, ha anche un sapore. E dovreste vedere Ernesto Colnago quando fa parlare i materiali. Lui è stato il grande innovatore, no? Quello del carbonio al posto dell'acciaio. Lo fa parlare, lo fa suonare. È bellissimo, è una forma di arte. È quasi arte. Poetico, insomma. Diventa quasi anche epico questo mestiere che cerca di modellare questo strumento sull'azione del ciclista, ecco. Sì, è uno strumento ed è un mezzo, nel senso che è metà, è l'altra metà di noi. Dicevi, Antonello, scusami. No, figurati. A questo proposito, Marco, sia da giornalista che da fruitore, qual è la percentuale di cambiamento che la tecnologia ha portato sul ciclismo attuale? Ma la percentuale non lo so, certo la bicicletta è sempre uguale ma è cambiatissima. E due ruote, la sella, il manubrio, due pedali, però poi ogni istante c'è qualcuno che perfeziona, che elabora, che testa, che prova, che progredisce. E io credo che il ciclismo è molto cambiato, ma non per la bicicletta. È cambiato perché sono cambiati gli allenamenti. Cioè una volta Coppi era all'avanguardia perché era l'unico che si allenava in un certo modo, perché era l'unico che si alimentava. Ma invece oggi questa forma di allenamento, questa forma di alimentazione, di preparazione è generalizzata e i risultati si sono omogenizzati, livellati. Ecco, quindi le corse, mentre prima c'erano distacchi di mezz'ora o un'ora e mezzo con i miei eroi ultimi in classifica, invece con adesso i giri d'Italia si giocano sui secondi. Può essere anche più eccitante, forse è meno epico, meno leggendario, però forse può essere ancora più... È comunque il segno della nostra epoca, no? Che si gioca tutto sulla velocità. Ai limiti, ecco, proprio ai limiti. Mariangela, oggi sono andato a guardarmi una scheda giusto di Colnago per essere almeno minimo preparato e ho scoperto che Colnago ha lavorato giusto nel primo lavoro quando era ragazzino con Gian Maria Volonté in fabbrica. Come dicevamo, personalità straordinaria che ha vestito tante pelli e che ha conosciuto personaggi straordinari. Beh sì, Colnago è
è nato povero, è nato a Cambiago, non ha mai cambiato città, e città, borgo, perché è un borgo fra Milano e Bergamo, è la prima seconda uscita dell'autostrada venendo da Milano. E il primo suo bottega l'ha ricavata da un locale, un monolocale, 5x5, 25 metri quadrati, ma in maniera geniale Colnago l'ha trovato, l'ha ricavato, l'ha scelto davanti all'osteria del paese, così che tutti i fruitori di biciclette, gli utenti delle biciclette e i possibili clienti sapevano che era stata aperta una bottega di ciclista e dove facevano lavori come si deve a prezzi ragionevoli. Quindi quella è stata la prima, subito, quasi subito, la prima tempio, piccolo tempio di Colnago, il quale aveva già lavorato a Milano alla Gloria. La Gloria era una marca di biciclette famosa, con una squadra maglia Gloria e i corridori soprannominati Garibaldini perché correvano sempre all'attacco e lavorava per loro, quindi era già entrato nel grande ciclismo. Poi è stato l'inventore dello smart working Colnago, perché si è fatto dare il lavoro a casa dalla Gloria, perché aveva capito che guadagnava di più lavorando a casa che non facendo il pendolare Milano-Cambiago andata e ritorno. E montando e smontando, rimontando le ruote, metteva da parte, insomma, un piccolo capitale che gli serviva per investire poi nelle sue lavori, nelle sue biciclette, nelle sue ricerche, perché ha subito cominciato a cercare di ideare, di progettare una sua bicicletta. Ecco, sì, io non vorrei esagerare, ma era un piccolo Colnago, è un piccolo Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era enciclopedico, aveva progettato, si dice, anche qualcosa che fosse simile alla bicicletta. Colnago si è specializzato sulla bicicletta, ma è un giorno mi ha fatto entrare in un suo magazzino vicino all'ufficio, ha tirato fuori una cassa e dentro la cassa ci sono alcune delle sue invenzioni, non quelle che non sono state messe in produzione. E sono delle genialate, ecco. Gli ho proposto immediatamente di fare una mostra al Museo della Scienza e della Tecnica con le sue invenzioni mai andate in produzione. Non è detto che non si faccia. Mi sembra un'ottima prospettiva, insomma. Io invece ti chiedo una cosa, da persona, ahimè, ignorante del ciclismo. Com'è il ciclismo oggi rispetto alla stagione del passato? Come abbiamo parlato di tempistica, ad esempio, che sono cambiati i tempi, dove ora si parla di frazioni di secondo, e in quale altro cambiamento c'è stato? Il cambiamento è stato decisivo, nel senso che il ciclismo era lo sport nazionale. Nel primo Novecento era lo sport che rappresentava l'Italia. Il più importante, più del calcio. La Gazzetta dello Sport è nata come il ciclista e la tripletta, dove la tripletta non è tre gol in una partita, ma è una bicicletta a tre posti. Quindi era un giornale fondato sulla bicicletta e sul ciclismo. Poi il calcio ha preso sempre di più spazio anche sulla Gazzetta dello Sport, ma Fiorenzo Magni, la prima volta che andai nella sua concessionaria di auto, mi fece vedere una prima pagina della Gazzetta dello Sport quando lui aveva vinto uno dei suoi tre Giri d'Italia. E
l'intera pagina della prima pagina della Gazzetta dello Sport era dedicata alla sua vittoria al Giro d'Italia. Un piccolo box, un piccolo spazio, era dedicato al Milan che lo stesso giorno aveva vinto lo scudetto. Quindi questo dà la dimensione, lo sbilanciamento dell'attenzione degli italiani verso il ciclismo e non verso gli altri sport. Tant'è vero che i grandi giornali al Giro d'Italia, alle grandi corse, al Tour de France, ma anche alla Milano-Sanremo, al Giro di Lombardia, mandavano alcuni giornalisti. Uno di questi era uno scrittore, era un Montanelli, era Buzzati, l'Unità mandava Alfonso Gatto, un poeta, e c'era Anna Maria Ortese, cioè erano grandi giornalisti e soprattutto scrittori mandati al seguito delle corse per parlare dell'Italia. Il Giro d'Italia era la grande occasione per parlare, per un reportage sulla strada. Ecco, questo era il ciclismo. Poi, diciamo, dal tramonto e la morte di Fausto Coppi, e il calcio ha preso sempre più spazio, il ciclismo continua a essere uno sport straordinariamente popolare, miracolosamente gratuito, perché è l'unico sport di altissimo livello che si può andare a vedere liberamente sulla strada, ed è uno sport ancora il più letterario, cioè lo sport che regala più emozioni, più fantasia, più immaginazione, ma più possibilità di raccontare. Di raccontare, e quindi chi lo fa ne approfitta. Mariangelo, non abbiamo salutato Paolo, che buonasera a tutti. Ciao. Mi sentite? Sì, mi sentiamo, Paolo. Buonasera a tutti e grazie di questa opportunità invece. E sto ascoltando con tutte le orecchie che ho, anche quelle che non si vedono. Marco, Paolo è il direttore della biblioteca universitaria e ci ha dato questa possibilità di fare questo collegamento, questa rubrica. Ma Paolo, hai una domanda per Marco? Beh, mi sono fatto, ho assorbito un po' di stimoli perché il sentir parlare di sport, di sport altri rispetto a quelli che ormai sono mainstream, lo dico malissimo, quindi in inglese. Una domanda che mi piace fare perché a mia volta è stato un elemento che mi ha colpito è nella vicenda sportiva. Che cosa dello sport si porta Marco Pastonesi sul lavoro? Cioè, dello sport fatto? Dello sport fatto, perché lo chiedo perché è un elemento che a mia volta mi ha colpito, avendo provato a essere, ho lambito in qualche modo lo sport a livello proprio dopo lavoristico, in età inaspettata, cioè in questa età, io continuo a pensare che fare sport a tutte le età dia degli elementi inaspettati, delle esperienze inaspettate da poter riportare anche in un altro ambiente come quello del lavoro, magari dove ci sono attività complesse o fenomeni o rapporti complessi. È un elemento questo che ha affrontato, che ha incontrato anche lei nella sua attività lavorativa? Ma sì, per me, dicevo prima, lo sport è stile di vita. Ma è anche soprattutto ordine, regola, disciplina. Il rugby mi ha insegnato a campare. E chi gioca a rugby ha una educazione, quella del campo, che non lo dico per retorica o per, sconfinando nella demagogia, ma
ma è vero, chi gioca a rugby è una persona migliore, perché è uno sport di contatto fisico, è uno sport di regole scritte e non scritte, è uno sport di squadra, è uno sport di intelligente, mm-hmm. molto intelligente, e è uno sport di solidarietà e di soccorso, di pronto soccorso. E, ed è uno sport a cui si rimane legati tutta la vita. Il ciclismo è uno sport, parliamo di qualsiasi livello, è uno sport di esplorazione, di avventura, di solitudine. Si può correre in gruppo, ma spesso si è solissimi nel gruppo. E quindi si impara a conoscere molto se stessi. Mm. Ecco, più che nel rugby. Nel rugby è più il senso della squadra, lo spirito della squadra, lo spirito del gioco. Nel ciclismo è il rapporto con se stessi. Quindi il colloquio con se stessi continuo a ogni pedalata. E quindi un livello di conoscenza fisica, ovviamente, ma psicologica, mentale, importantissima, importantissima. Certi sforzi, certe fatiche sovrumane che fanno i corridori, le fanno perché hanno la testa, perché hanno quel rapporto speciale con se stessi. Zanardi ha una sua teoria, che è quella dei 5 colpi in più. Cioè, quando pensi di aver dato tutto, conta ancora 5. Fai ancora 5 volte, 5 colpi di pedale, 5 colpi di pedale a braccia, a mano, di gambe, se sei di corsa, perché possono essere quelli decisivi. Possono essere quelli che stroncano chi ti sta inseguendo, chi stai raggiungendo. E fatti quei 5, magari hai ancora la forza per farne altri 5. Ecco, lo sport è una forma di educazione ineguagliabile, soprattutto oggi, perché altre forme non ci sono, cioè latitano, no? Anche la scuola perde colpi, lo Stato non ne parliamo, e la famiglia è in difficoltà. Le associazioni fanno fatica. Sono chiuse? Ma lo sport c'era, perché il Covid sta dando una botta bestiale allo sport di base. Sì. Non alla bicicletta, ecco, finché è possibile. È vero. Andate in bicicletta, ci sentiremo tutti un po' meglio. Maria? Grazie. Ti va di fare una domanda? Sì, grazie, molto volentieri. Ho ascoltato con molta attenzione, ho più di una curiosità, devo dire, perché è stato veramente molto coinvolgente il racconto dello sport che hai fatto, Marco. Mi permetto di darti del tu. E, tra le molte curiosità che mi suscitano le tue parole, vorrei chiederti se e come è cambiato il pubblico, quindi come il pubblico del ciclismo adesso si rapporta con lo sport, anche con la lettura del quotidiano, della Gazzetta, quindi come si è evoluto in qualche modo, e se mi veniva in mente adesso, negli ultimi anni il Giro d'Italia ad esempio è passato anche dal mio paese, e se non noti che ci sia una qualche tendenza alla spettacolarizzazione rispetto al passato, perché io noto che c'è una certa, o almeno forse l'ho notato io, ma rispetto al passato forse anche questi passaggi televisivi molto sostenuti, probabilmente anche a ragione, trascinano, ecco, anche una forma quasi di spettacolarizzazione dello sport, che potrebbe essere forse un bene. Che ne pensi? Beh, certamente lo sport è spettacolarizzato, lo sport è spettacolo.
e lo sport viene stato cambiato, modificato per essere più spettacolare. Quindi si è dovuto adeguare a dei tempi di televisivi. Ma l'ultimo esempio è una gara classica come la marcia, quella dei 50 chilometri, quella che ha regalato all'Italia delle imprese, delle medaglie, delle storie poi, dei racconti fantastici. Io penso a Abdon Pamić, che vinse, un istriano, ma genovese anche per molti anni. Lui marciava per il gruppo sportivo Esso, partiva dallo stadio della Nafta e faceva tutto il Levante marciando fino a Recco, andava a Uscio, tornava indietro, vinse la medaglia d'oro sulla 50 chilometri all'Olimpiade di Tokyo, e nel momento decisivo della gara ebbe un irresistibile attacco intestinale, gastrointestinale. Abbandonò la strada, si rifugiò in una vicino a una siepe, fu coperto un po' per pudore, un po' per compassione, da due guardie giapponesi, due addetti al percorso, sbrigò quella che era una necessità, tornò in competizione, raggiunse quello che si era l'avversario che si era andato in fuga, e poi vinse la medaglia d'oro. Beh, questa marcia dei 50 chilometri probabilmente nelle prossime Olimpiadi, non queste nuove, queste del 2021, ma quelle del 2024, saranno soppresse, non ci saranno più. Perché? Perché è una gara considerata troppo lunga. Ora, lo sport è tutto improntato sul consumo immediato. Il ciclismo c'è la tendenza ad accorciare le tappe, accorciare le corse, ed è un peccato, perché invece la bellezza del ciclismo è proprio la distanza. Il ciclismo è l'unico sport che non si tiene in un teatro, non è in uno stadio, non è in un palazzetto, non è in un diamante, no? Ma a parte quello del ciclismo su pista, ma la strada è il teatro del ciclismo, e quindi va dove c'è la gente, va dove vive la gente, e tutta la gente è nello stadio, è come se tutti noi fossimo dentro nel campo da calcio. Cioè, è bellissimo, questa è ogni centimetro di questo teatro, di questo palcoscenico chilometrico, può nascondere un'insidia o può regalare un'opportunità. Questa è la bellezza del ciclismo. Il ciclismo è avventura. Non sempre vince il migliore, quasi mai. Gli succedono delle cose. Si vive su dei disavventure, evitandole, dribblandole. In questo è la vita. In questo il ciclismo è la vita, come nessun altro sport. Mariangela, a questo proposito mi sono ricordato di una cosa che forse volevo dire prima, è che chi seguirà poi questo incontro ed è legato alle letture e alle scritture, magari, cioè allo scrivere, al leggere, potrebbe prendere come una piccola lezione il fatto che un giornalista con un'esperienza come Marco, cosa fa? Prende una storia importante come quella del campionissimo Coppi e cerca di vederlo sotto un'altra luce, non tanto tutta la carriera di Coppi, ma come nel suo credo penultimo libro, perché lui scrive un libro ogni 6 mesi, Marco, non riesco a stargli dietro, ma Coppi Ultimo, appunto, racconta l'ultimo anno di Coppi, racconta il tramonto proprio di questo campione, il momento in cui l'età comincia a pesare, ed ecco lì che anche in questo caso la storia del grande campione prende un altro punto di vista.
è una specie di direzione questa, cioè prendere una storia conosciuta da tutti e vederla sotto un punto di vista inedito. Io ho avuto modo, grazie a Marco, di presentarlo con lui e di leggerlo e ve lo consiglio. Ma sì, lì era quasi doveroso, perché Coppi è immenso, Coppi è infinito ed è una materia letteraria infinita, poi affrontata da alcuni dei più grandi giornalisti o scrittori di sport, no? A cominciare da Gianni Brera, Orio Vergani, insomma, irraggiungibili. E allora, per scrivere di Coppi, perché comunque sì, io mi occupo di ultimi, poi però vai a finire che qualche stella cometa della nostra esistenza italiana, non soltanto dello sport, e hai la tentazione di almeno sfiorarla, e allora bisogna concentrarsi, almeno bisogna, per me è andata così, ho voluto concentrarmi su un anno della carriera ventennale di Fausto Coppi, e ho cercato quello meno percorso dagli altri, forse perché era il più triste, forse perché era il più oscuro, forse perché era il meno vincente, il meno trionfante, ed era l'ultimo anno di Fausto Coppi. E anche lì si sono, parlando con i testimoni, perché io cerco dove possibile di fare ricerca dal vivo e con testimoni oculari, oppure sui giornali, negli archivi, sono trovate un sacco di notizie, di curiosità, di episodi, ma per me illuminanti, ecco, illuminanti in un periodo buio, no, della vita di Fausto Coppi. E quella è la bellezza, quella è per me la bellezza dello scrivere, spero anche del leggere, è la bellezza del cercare, è la bellezza, sì, del avventurarsi, come loro si avventurano a due ruote sul pavé della Parigi-Roubaix, e noi ci avventuriamo in un mese di febbraio del 1959 o nel dicembre del 1959, quando Coppi andò per la prima volta in Africa e quell'azzardo si rivelò poi fatale. Marco, il libro Su col Nago è edito da? Ah, il libro Su col Nago, come quello di Coppi, è edito da una casa editrice romana che si chiama 66 and Second. Il nome americano non facilita il commercio, e si tratta di un incrocio, la 66esima con la seconda di a Manhattan, ma è una casa editrice con una collana dedicata a uomini, donne, storie di sport, e insomma sono bravi, ecco, sono bravi perché ci credono, perché credono che lo sport non sia materia di seconda divisione, ma sia anzi un luogo privilegiato, e grazie anche a voi che la sostenete. Maria, non ti sento. Maria, microfono. Aspetta lì che... No. Mi sentite? Okay. Ora sì, ora sì. Scusate. Dicevo che Antonello conosce un po' questa monomania su Paolo Conte, però nel sentire i tuoi racconti del ciclismo mi sono venute in mente le due canzoni di Paolo Conte, Bartali e Diavolo Rosso, che fotografano un po' tutti questi vari aspetti che descrivevi, un po' lo sport nazionale, la tensione, e lo slancio, e la festa, la copartecipazione in questo evento che trascinava un po' tutti. Per cui mi sono ritrovata molto nelle parole che ha scritto Paolo Conte in questi tuoi racconti che hai condiviso con noi.
da quasi avvocato, effettivamente, Marco, anche lui. Comunque, questo, grazie mille, perché Paolo Conte ha una raffinatezza, un'attenzione e una passione per il ciclismo. E l'avevo intervistato, avevo parlato con lui appunto da Gerby, che era delle sue zone, il Diavolo Rosso. C'è una bicicletta di Gerby in una chiesa sconsacrata di Asti, e a Bartali naturalmente, Coppi, insomma, quella poi era una zona, quella di Paolo Conte, una delle capitali del ciclismo del Novecento. Lì c'erano tante corse, lì c'erano tante squadre, c'erano tante fabbriche di biciclette, c'erano tanti corridori e tante storie. Ecco, e il ciclismo è una fonte di letteratura inesauribile. E ogni corridore ha una bellissima storia da raccontare ed è la sua. E quindi c'è posto per tradurre, no, i loro colpi di pedale in pagine di parole. Speriamo di poterlo fare bene, senza tradire. Tradurre ma non tradire. Marco, io spero che ci si possa vedere presto e magari presentare dal vivo il libro. Assolutamente, sì, ti ospiteremo in biblioteca. Un augurio. E con grande piacere, perché veramente il tuo modo di raccontare, che veramente sembra coniugare un po' gli scrittori che erano inviati sul posto insieme a coloro che descrivevano le azioni più tecniche, più serrate sul tema, insomma, sportivo, veramente rendono palpabile e vivo questo argomento. E come diceva Antonello, viene voglia, insomma, di comprare una bicicletta e iniziare o seguirsi tutte le corse, insomma, ciclistiche che prossimamente verranno trasmesse, che guarderò anche con altri occhi, devo confessare, insomma. Grazie, bene. Grazie molto per l'ospitalità, grazie per l'accoglienza, grazie per lo spazio e per l'invito, accetterò stravolentieri. Bene. Va bene. Un augurio di buone feste a tutti. Auguri a Maria. Marco, un abbraccio. Ci aggiorniamo al nostro prossimo appuntamento e grazie ancora al nostro ospite. Marco, è stato veramente un piacere incontrarti e ascoltare le tue storie. Grazie.